Si è aperta una stagione intensa e impegnativa per Nicole Della Monica e Matteo Guarise, i due campioni di pattinaggio sul ghiaccio che dal Mediolanum Forum di Assago hanno ufficializzato il loro passaggio alla società milanese Forum High School. Si tratta della più blasonata e titolata realtà del pattinaggio di figura sul ghiaccio del panorama italiano, riconosciuta dalla FISG, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, quale centro federale di preparazione olimpica per il settore danza sul ghiaccio. Nicole e Matteo, coppia formatasi nel 2011, grazie al nono posto conquistato a febbraio agli europei di Zagabria, hanno staccato il biglietto per le Olimpiadi Invernali del 2014, una meta ambitissima per affrontare la quale la coppia, dopo una trasferta a San Pietroburgo, si sta sottoponendo a ore e ore d'allenamento. Per noi significa tanto perché è un passo verso una cosa più grande. Abbiamo bisogno di una struttura che ci possa sostenere e ci possa dare possibilità di allenarci al 100%. E quindi l'anno scorso abbiamo deciso di venire in questo impianto e che finora è una sorpresa continua e quindi ci alleneremo duro. Abbiamo deciso che per fare salto di qualità ci serve appunto questa struttura. Ecco, invece per quanto riguarda ovviamente la sfida alle Olimpiadi, in che modo vi state preparando? Allora, innanzitutto passeremo la maggior parte del tempo a San Pietroburgo, che è la nostra base, diciamo, e ovviamente quando siamo in Italia la passeremo qui al Forum di Assago, che è la nostra nuova società, e stiamo facendo tutto possibile, tutto quello che serve per noi, che serve a noi secondo la gente che ci sta attorno. Stiamo lavorando molto e speriamo di arrivare a fare il meglio per questa gara quest'anno. Abbiamo per lo short program la musica tratta dal film di Sansone e Dalila, e invece il libro è La Traviata di Giuseppe Verdi. Per queste Olimpiadi ci presenteremo. E non sarà magari l'occasione alla medaglia, però imposteremo il lavoro per i prossimi 4 anni per poi fare una grande gara nel 2018. I due atleti rappresentano una soddisfazione anche per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Ah, direi che è una stagione eccezionale, ma direi negli annali della Federazione. Abbiamo una squadra rappresentativa per le Olimpiadi estremamente competitiva e su tutti i fronti. Ultimamente ci siamo qualificati anche con la categoria maschile, per cui abbiamo tutte le specialità del pattinaggio artistico e danza. Quest'anno c'è il Team Trophy e noi siamo tra le nazioni che possono partecipare a questo trofeo. È la prima volta che si assegna una medaglia olimpica a una nazione, per cui siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questa, e probabilmente questa, siccome questa gara viene fatta circa una settimana prima delle Olimpiadi vere e proprie, e non tutti i numeri uno delle varie nazioni prenderanno parte, però pare che Carolina sia disponibile in favore proprio della Federazione Ghiaccio a fare anche questo ulteriore sforzo. Dopo essersi sottoposti alle visite mediche di rito, Matteo e Nicole partiranno quindi alla volta di San Pietroburgo per proseguire la preparazione col maestro Oleg Vasilev. A metà ottobre invece rientreranno in Italia per prendere parte alle Universiadi a Trento, poi ai campionati italiani. In occasione dell'ufficializzazione del passaggio alla milanese Forum High School, sono stati presentati dai dirigenti della società altri atleti di punta, come la coppia di danza medaglia di bronzo agli ultimi europei di Zagabria, Anna Cappellini e Luca Lanotte, appartenenti alle Fiamme Azzurre.